Sì, se vi volete accomodare a un tavolo per giocare, ce n'è uno qui, uno qui, uno qui, uno lì e uno là. Il gioco nasce da una domanda, diciamo studiare la possibilità di usare una moneta alternativa in senso politico, in senso anche di uso comune, soprattutto come moneta per i beni comuni, per la democrazia dal basso. Inventa, godi, calamità o imprevisti. Senti la sveglia e perdi un giro. Beh, ci stai dentro. Vero, mi sveglio con la sveglia. Quindi bisogna fare un gioco per riuscire a capire come usare l'economia. Monopoli è un gioco che ha insegnato a tutti fin da bambini il capitalismo. Anni 20, la propria devi diventare il monopolista, il Berlusconers della situazione e avere tutto tu e vinci il gioco. Quindi diciamo che nel giocare, nel gioco c'è sempre stato nascosto un messaggio che è una visione del mondo. C'è una possibilità che godi. Solo al primo turno i dadi per avere un reddito ciascuno per iniziare. E in realtà il progetto Le Grange è un progetto di costruire la nostra utopia attraverso il gioco e anche e soprattutto spiegare come pensiamo funzionerà il mondo del futuro. Spiegarlo non solo agli altri ma anche a noi stessi. Su questa leggenda ci sono le varie cose che potete costruire sui vostri territori e hanno un costo. C'è la compostiera, i mulini, i birrifici e poi vi potete inventare quello che volete. Imparare a inventare. No, inventaci. Ci sono i bianchi e i neri che sono un po' la moneta del gioco. Sono due. Una è legata all'energia che producete, l'energia diciamo pulita che viene prodotta, e una è legata all'inquinamento, l'energia sporca che viene utilizzata. Tutti i giorni, riposino un'ora e partita a calcio a piedi nudi. Lo scopo del gioco principale è di esplorare, quindi c'è un modo di vincere. È un esproprio collettivo o un esproprio tuo? No, un esproprio collettivo. Vi invito tutti, come l'aggregata, non è un affare mio personale, o si fa insieme o non si fa. Siccome a ogni modo di vincere corrisponde a una certa idea di società, ne abbiamo indicati diversi di modo di vincere. È possibile costruire moltissime cose nel gioco, anche regole del gioco, per questo c'è un master. Il master non è competitivo con voi, però gioca anche il mondo, ma dovrebbe rappresentare un pochettino un ente neutrale. Se tutti voi siete d'accordo di questa offerta che vi fa il vostro socio, procederemo così.